Ragazzi, mi sto annoiando, vorrei dire al babbo che non voglio più trovare questa sorpresa. Ho sentito rumore in camera, chi ci sarà? È un coniglio cattivo e questo è mio! Dammelo! Ma è scomparso! Buongiorno a tutti ragazzi, Giorgia dov'è? Giorgia è a scuola. Io sto andando al negozio perché gli voglio comprare un uovo di Pasqua. Sì, vi state chiedendo, ma non è Pasqua? Lo so, ma gli voglio fare un regalo in anticipo. Dopo poi quando torna a casa l'uovo lo nasconderò e lei quando tornerà dalla scuola dovrà fare la caccia all'uovo. Ora si va al negozio e si va a cercare un uovo che possa piacere a lei. Ovviamente ricordatevi di lasciarci un bel like, di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella degli aggiornamenti. Ora si va alla ricerca dell'uovo, che questo negozio è enorme, quindi bisogna trovare il reparto delle uova di Pasqua. Vediamo se lo trovo, perché veramente è 5 minuti già che sto girando ma non trovo un uovo di Pasqua. Oh, guardate ragazzi, l'abbiamo trovati, ma ce ne sono veramente un sacco. Ragazzi, sono arrivato nel mondo delle uova, guardate. Ora è un problema grosso scegliere quale di queste possa piacere a Giorgia. Vediamo, vediamo. Quelli di Gardaland. Ci siamo anche stati noi a Gardaland. Ragazzi, alla fine ho preso questa qui delle principesse. Ora si va a casa e si va a nascondere in qualche punto della camera. Che dite? E tu, quale avresti preso? Scrivetelo nei commenti. Ora, dove lo posso nascondere? Secondo me, fatemi pensare, potrebbe essere adatto la sua stanza. C'è così tanta confusione che secondo me farà veramente fatica a trovarlo lì. Siamo nella sua cameretta. Dove metto questo ovetto? L'ideale secondo me sarebbe qua, in mezzo a questi peluche, secondo me non lo vedrebbe mai. Io lo metterei quasi quasi sotto il cuscino. Sì. Prendiamo l'uovo, lo mettiamo così e ci mettiamo il cuscino sopra così. Boh, che dite? Ci metto anche questa sopra. Così magari non ci farà neanche proprio caso. E ora sono proprio curioso di vedere la faccia di Giorgio quando troverà l'uovo di Pasqua, il suo primo uovo di Pasqua, prima di Pasqua. Allora Giorgio, com'è andata a scuola? Benissimo! Allora, facciamo vedere ai nostri amici che questa è la scuola dove va Giorgia, guardate. Sì! Cosa c'è tra le dita? Un anello! Guardate che bello! Chi te l'ha regalato questo anello? Chi te l'ha regalato questo anello? Nessuno, ce l'avevo a casa! Ah, meno male, sono andato a vedere questo, anche se ho saputo che c'hai il fidanzatino qui a scuola, l'abbiamo detto in uno scorso video, se non sbaglio, del diario segreto, che se non l'avete visto andate a vedere. Addio. Come addio? Ehi, vieni qui. Ah sì, te vai via. Ti volevo dire una cosa importante, ma non te la dico più. No, dimmela. Te la dico o non te la dico? Sì, dimmela. Ok, stamattina sono andata a comprarti una cosa. Non te lo dico perché la devi trovare te, devi scoprire te che cosa è. L'ho nascosta in casa e dovrai fare una caccia al tesoro per trovare il regalo che ti ho comprato. Io sono bravissima alla caccia al tesoro. Ma sono curioso di vederla sta caccia al tesoro, se sei veramente bravo. Allora andiamo, così scoprirai che cosa ti ho comprato questa mattina. I nostri amici già lo sanno perché gliel'ho detto io stamattina, okay. Solo ciao, tu non babbo. Lo sai. Come, ciao babbo. Allora non ti ci porta a casa, Io sono proprio curiosa, quando arrivo a casa, di scoprire che cosa mi ha comprato il babbo. Visto che voi sapete che cosa mi ha comprato il babbo, scrivetelo nei commenti, così lo so prima. Siamo arrivati a casina. Ora vi facciamo vedere il nostro coniglietto, che già avete visto in qualche altro video. Coniglietto, insomma, non è proprio coniglietto etto, è un ciccio bomba. Lo facciamo vedere? Ciao Fiore. Ciao Fiore, come stai? Che fai di bello? Ti pulisci? Ciao, saluta. Ciao Fiore, lui si chiama Fiore. Sì. E voi a casa? Ce l'avete un coniglio? Scrivete nei commenti. Scrivetemi proprio nei commenti. Noi ne abbiamo due, ne abbiamo questo e siamo a Fiore. L'altra a casa si chiama Giorgia? Gina. Gina, che è molto più piccina. E si fa anche rima. Giorgia, è arrivato il momento di scoprire che cosa ti ho comprato. Sì. Che cos'è? Ok, sei emozionata? Sì, babbo, sono emozionatissima. Sai che cosa ti potrei aver comprato?
Boh. Esatto, boh. Però ho reso la sorpresa un pochino più piccante. Come ti ho detto prima, a scuola te l'ho nascosto dentro la casa. Mi metterò sul divano a giocare un po' col cellulare e quando avrai trovato la sorpresa e capirai quindi che cos'è, mi verrai a chiamare. Va bene, così babbo, lo scartiamo insieme questo regalo. Sì, ciao, vado. E dove vai? La telecamera devi portare, che vai senza telecamera? Scusami. Adesso io vorrei andare a cercare in camera mia. Vediamo. Qua non c'è. Qua dentro il camper non c'è. Dove potrebbe essere? Forse dentro il mio armadio. Vediamo. Non c'è. Qua dentro non c'è niente. Andiamo a vedere se fuori c'è. Vediamo qua. Qua c'è. Non lo vedo. Ragazzi, mi sto annoiando. Vorrei dire al babbo che non voglio più trovare questa sorpresa. Ho sentito rumore in camera. Chi ci sarà? Giorgio, che c'è? Dimmi. È da tanto che ti chiamavo. Scusa con le cuffie. Dimmi, l'hai trovata la sorpresa? Sì, babbo, l'ho trovata. Ah, e dove? Me l'hanno rubata. Te l'hanno rubata? Ma come te l'hanno rubata, Giorgio? Ma se dici sempre le bugie, lo so, No, babbo, è vero. Ma come te l'hanno rubata la sorpresa, Giorgio? Ma che dici? Sì, babbo, l'hanno rubata davvero. Sì, 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 sì. Allora, se tu l'hai trovata, dimmi che cos'era. Un uovo di Pasqua delle principesse. Ah, ok. E dove l'hai messo? Me l'hanno rubato. Sì, te l'hanno rubato. Cioè, chi te l'ha rubato? Un coniglio di Pasqua cattivo. Sì, ci sto credendo. Un coniglio di Pasqua cattivo dentro casa nostra che ruba l'uovo di Pasqua a Giorgia. Giorgia, dai. Guarda, ti sta crescendo quasi anche il naso. No, in realtà no. Allora facciamo così, siccome io lo so dov'è, lo vado a prendere io, andiamo insieme, vai, ho capito. Il coniglio cattivo è venuto in casa nostra a rubare l'uovo di Pasqua. Io l'avevo messo sotto il cuscino, brava. No. Giorgia, dove l'hai nascosto? Guarda che un altro non te lo compro, eh. Non è che stai facendo, ah, ho capito. Giorgia l'ha nascosto dicendo che gli hanno rubato, così gliene compro un altro. Sì, sì, aspetta che te ne compro un altro, sì, sì. Giorgia, ho scoperto qual è la tua tecnica. Vuoi che ti compro un altro uovo? Non te lo compro. No, babbo, me l'hanno rubato. E dimmi, com'era fatto questo coniglio allora? Era tipo fatto con una tuta, con le bretelle, un fiocco, ha fatto a cuoricini, tutto nero, una tasca gialla. Sì, poi aveva la parrucca e il naso da clown. Ma che dici, Giorgio? Non ti crede nessuno. No, babbo, poi aveva anche le orecchie lunghe e il naso da coniglio. Sì, io, Giorgio, non ti credo, perché se tu mi prepari sempre tanti scherzi. In genere i conigli di Pasqua portano l'uovo, non lo rubano l'uovo, Giorgia, dai. Lo sanno tutti. Lo so, però quel coniglio era cattivo. Io non ci credo, però ragazzi, se voi l'avete visto, scrivetelo nei commenti, ditemi com'era vestito, perché io non ci credo. Possiamo risolvere questo problema guardando le registrazioni. Come voi sapete, io in casa ho le telecamere montate per qualsiasi evenienza, magari entro qualche ladro, come è capitato, c'è entrato in casa a Ghiwaki Kissimissi, il ladro che mi ha rapito. E allora andiamo a vedere nel computer le registrazioni, così vedo
che Giorgia sta dicendo una bugia. Ora si va a vedere il computer e vediamo cosa ci dice la registrazione. Va bene, Bobo, intanto sono sicuro e me l'hanno rubato, gli ho corso dietro. Ora guardiamo le registrazioni e ti giuro, Giorgia, che se mi stai dicendo una bugia, come fai spesso tu, non ti comprerò mai più né un uovo di Pasqua e né un regalino. Mi vuoi dire qualcosa prima che apro il computer? No, Babbo. Quindi, lo apro? Va bene. Ok, allora andiamo a riprendere le registrazioni di qualche oretta fa. E... ok, vediamo. Con la tuta. No! Ma che brutto poi questo! Ma te l'ha rubato veramente lui! Oh, ma è scomparso! Sì, Babbo! Mi ha messo in camera! Ma io... ragazzi, sono rimasto interdetto! Ma un coniglio cattivo in casa nostra non era mai successo! Come dicevo prima, in genere i conigli che fanno? Portano le uova, non le rubano! Ma quello era un coniglio cattivo? Sì! Quello lì mi assomiglia tipo il Grinch. Sai chi è il Grinch? Sì, Babbo, lo so! È quella persona cattiva che ruba i regali. Questo qua è tipo il coniglio cattivo che ruba le uova di Pasqua. Ora bisogna, secondo me, preparare un qualcosa, una trappola per catturarlo. Babbo, lo voglio catturare. Almeno così ci facciamo ridare l'uovo di Pasqua che io ti avevo comprato. A questo punto, ragazzi, dobbiamo scoprire chi è e come catturare questo coniglio malvagio che ruba le uova di Pasqua ai bambini buoni. Se ci avete dei suggerimenti o delle idee di come catturarlo, scrivetelo nei commenti. E noi per oggi abbiamo terminato un altro video. Non dimenticate, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella degli aggiornamenti. E noi come sempre vi salutiamo con un grande... wow!